Buongiorno. Buongiorno, sposta la sedia. Buongiorno. Allora. Bene. Bene qua. Leggermente alla vostra sinistra, grazie. Giriamo la maglia. Solo scende. Sì. Gira la maglia, con piacere, grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti. È con grande piacere che l'Inter presenta oggi Scime Versalico. È un giocatore di grande qualità, di grande esperienza, ha giocato più di 250 partite tra coppe nazionali, campionati e coppe europee, ha giocato 41 partite con la nazionale croata, con la quale lo scorso luglio si è laureato vicecampione del mondo. L'Inter gli fa oggi rappresentata dai direttori Giovanni Gardini e Piero Ausilio, fa un grosso in bocca al lupo e spera di scrivere delle storie importanti della propria storia con lui. Possiamo cominciare, vi chiedo la cortesia di presentarvi quando fate la vostra domanda, una domanda a testa, dicendo il vostro nome, il vostro cognome, la testata per la quale lavorate. Ciao Sime, Andrea Paventi, Sky Sport. Mi sembra che la trattativa abbia visto in te il grande protagonista. La società è stata brava a cercarti, a volerti, ma tu hai voluto fortemente l'Inter. Se ce lo confermi e se, faccio due domande in una, questa squadra, per come l'hai vista, è già pronta per lottare ai massimi livelli? Sì, ma è stata una scelta mia, è stata una scelta uguale dall'Inter. Quindi ci sono stati sforzi dalla mia parte e parte di Inter, è una cosa normale perché volevo venire qua. Penso che è una decisione giusta perché abbiamo una squadra di lottare fino alla fine e fare buone cose questa stagione e essere felice alla fine di questa stagione. Prego, a sinistra. Buongiorno, Sime, Marco Barzaghi, Mediaset. Volevo chiederti, che cosa ti ha convinto di più del progetto Inter per prendere questa decisione e se sperate ancora che Modric possa arrivare anche se si avvicina alla fine del mercato? Ma niente, ormai, cioè, quando ho giocato a Genoa, dopo ho giocato 2 anni a Sassuolo, sempre abbiamo parlato di Inter, 3 anni abbiamo parlato sempre di Inter, poi sono andato in Spagna, cioè, e poi dopo volevo tornare qua, cioè, mi sento veramente bene in Italia, cioè, qua è cominciato tutto e quindi mi sento veramente come casa mia. Questo tema di Modric, cioè, Luca è un mio amico e ce l'ho tutto rispetto per lui, quindi non l'ho mai chiesto cose private, penso che lui va a risolvere questa situazione e va a decidere quello che vuole lui e quindi penso che non è giusto che io parlo di questa cosa. Ancora a sinistra. Buongiorno, Davide Stoppini, Gazzetta dello Sport. Volevo chiederti se ritieni l'Inter una squadra già pronta per lottare per lo scudetto. Penso di sì, penso che abbiamo una squadra con molta esperienza, con giocatori che hanno esperienza, che hanno giocato molte partite qua in Serie A, uguale in Champions League, i tanti giovani che hanno una forza di lottare fino alla fine, quindi secondo me possiamo fare un gran risultato, però dobbiamo avere anche fortuna, quindi ci vediamo. Qui in mezzo, prego. Adriano Ancona, Corriere dello Sport. Ciao Sime. Ti ha cercato in passato sia la Juventus che il Napoli, mi riaggancio a questo per chiederti se davvero si è accorciato il distacco da queste due squadre da parte dell'Inter, secondo te, due squadre che hanno dominato gli ultimi campionati e poi l'Inter che ritorna in Champions League dopo 6 anni, tu hai avuto e hai accumulato esperienza anche in questo nell'Atletico. Grazie. Sì, ho giocato Champions League in Atletico Madrid, penso che è una cosa bellissima per un club
che può essere una parte di Champions League, giocare lì, quindi questo anno andiamo a giocare in Champions League e penso che possiamo fare un buon risultato, però ci sono veramente squadre forti lì, quindi dobbiamo prepararci bene. Lì dietro. Ciao, buongiorno, Federico Masini, Tutto Sport. Il tuo ruolo è il terzino destro nella difesa 4, però volevo chiederti se ti senti anche di poter garantire un rendimento alto in una difesa 3, quindi facendo il quinto a destra o anche magari a sinistra, dove ti è capitato anche in nazionale. Sì, ma ho avuto esperienza già a giocare quinto a Genoa primo anno quando sono arrivato in Italia e anche con 3, quindi posso giocare anche questo centrale, diciamo, alla destra. Quindi alla finale sono la mia posizione naturale terzino destro e fino alla fine mister decide dove mi mette a giocare, ma io sono a disposizione a lui 100%. Qui a destra. Prego. Io? Sì. Mattia Todisco, il giorno FC Internews. Volevo chiedere, il fatto di essere arrivati fino a una finale mondiale con la Croazia è un qualcosa che, considerato che siete comunque già in tre in squadra, può darvi un qualcosa di più a livello di spinta, di motivazione, ma anche di capacità da vincenti, insomma di mentalità vincente? Sì, però una bella cosa essere giocare finale del mondiale, di Coppa di Mondiale, però al finale abbiamo perso questa partita, siamo finiti secondi al finale, però una bella esperienza e una bella cosa per continuare a giocare bene e essere felice. Facciamo le ultime, la prima a sinistra. Buongiorno, benvenuto Sime. Sabine Bertagna, FC Inter 1908.it. Volevo chiederti, qualche settimana fa Spalletti aveva detto che nel caso l'Inter ti avesse preso, il mercato nerazzurro avrebbe avuto come voto un 14, quindi un voto molto alto. Volevo chiederti come sono state le tue impressioni, le tue prime impressioni qui nell'ambiente nerazzurro e cosa ti ha detto il mister quando sei arrivato. Grazie. Devo dire che mi hanno accettato tutti veramente bene, il primo giorno quando sono arrivato, cioè anche tifosi nell'aeroporto, quindi come già detto qua mi sento come a casa e ormai ho giocato qua 3 anni, quindi Inter è un grande club, è stato mio desiderio di arrivare qua e al finale sono qua e quindi concentrato 100%, ho parlato con mister, cose giuste, cose che mi servono subito per prepararmi per le partite che arrivano, quindi però abbiamo ancora tempo per parlare. Sport Italia. Buongiorno Scime, Carmine Rossi, Sport Italia. Volevo chiederle, in passato lei è stato accostato davvero a tantissime squadre, dalla Juventus, dal Napoli, alla Roma, a chi realmente è stato davvero vicino, ad un passo quasi, dall'indossare quella casacca? Grazie mille. No, ho capito, scusatemi. A chi sei stato realmente vicino in passato? Sei stato accostato nelle sessioni di calciomercato estivo davvero a tantissime squadre, Juventus, Napoli, Roma, a chi sei stato realmente vicino? Sono stato veramente vicino a Inter, cioè mai sono sempre stato vicino a Inter, quindi sono stato vicino e adesso sono qua, cioè ormai non voglio parlare di passato, cioè sempre dobbiamo guardare in futuro. Ok, sei d'accordo con me? L'ultima a fianco, grazie. Benvenuto all'Inter e arrivi qui dove c'è un bel gruppo. Pasquale, presentati. Pasquale Guarro, calciomercato.com, scusa, avevo saltato un passaggio. Arrivi qui dove c'è un bel gruppo rafforzato anche dall'arrivo in Champions e ritrovi degli amici come Perisic e Brozovic, potrebbe aggiungersene un altro, vediamo. E questo potrebbe aiutare anche te nel rendimento, nel senso che arrivi dove c'è qualcuno che ti può aiutare e per te ti facilita un po' il compito, insomma. Sì, ormai ho parlato tante volte prima che sono arrivato qua con Broso e con Ivan, quindi ormai conosco tutti i ragazzi, ho giocato contro, ho giocato insieme, quindi più o meno conosco tutti, non ho bisogno tanto tempo per sentirmi qua bene, quindi cioè ormai forse come sono qua ancora 2 o 3 mesi, non solo 10 giorni, anche di meno. Grazie, buongiorno a tutti.
Abbiamo visto dunque anche la conferenza stampa di presentazione di Versalico. Per questo appuntamento è tutto. Vi ricordo il nostro prossimo live a partire dalle 16.